Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Concordanze CE. Si sta finalmente, potremmo dire, finendo l'anno 2020. È stato un anno molto difficile, non c'è bisogno che ve lo dica, ma è stato anche l'anno dei 250 anni dalla nascita di un grande compositore, di Ludwig van Beethoven, probabilmente il compositore più pop e più famoso della storia. È stato un anno difficile soprattutto per un motivo, almeno per Concordanze. E cioè che non abbiamo più potuto portare la musica nelle carceri, negli istituti psichiatrici, in tutti quei luoghi di cura in cui da anni noi siamo ospiti. Anche, tra l'altro, non abbiamo potuto finire la nostra stagione che era cominciata a settembre. E però, siccome che proprio chi sta nelle strutture di detenzione e di cura è rimasto ancora più da solo di quanto prima non fosse, abbiamo deciso che quest'ultima serie di concerti, di video, la dedicheremo ognuna alle strutture con cui abbiamo un rapporto da tanti anni. Questo appuntamento lo vogliamo dedicare alla REMS, che è la struttura che è stata aperta quando sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari. È un luogo molto particolare con cui noi abbiamo un rapporto molto intenso e molto emotivo, in cui tra l'altro da 4 anni a questa parte Davide, Luisa e Michela tengono un laboratorio settimanale di musica. A loro vogliamo dedicare le danze tedesche, senza numero d'opera, numero 8, di Ludwig van Beethoven, appunto, perché anche Beethoven ha scritto musica da ballo. E infatti questi nostri ultimi video dell'anno, dedicati al Capodanno, saranno tutti fatti di musica da ballo, in bilico fra la musica popolare e la musica seria, tutti con trascrizioni originali che voi ascolterete adesso in prima esecuzione. Quindi dedichiamo di nuovo ai pazienti e agli amici della REMS questo primo appuntamento. A presto. Thank you.
Thank you.